Quelle che avete appena visto sono le immagini del corpo di Fabio, 15 minuti dopo aver subito un'aggressione dalla ex moglie. Il video l'ha fatto lui stesso, aveva iniziato a registrare tutto, in audio e in video, fin dai primi momenti dopo la decisione di separarsi. Fabio è un giovane insegnante e professionista del napoletano. Si sposa con questa ragazza con cui ha due figli, che chiamerò Francesco, il più grande, e la piccola che chiamerò Simona. Fin dall'inizio sua moglie si mostra prepotente, arrogante, gelosa e possessiva. In questo viene supportata dalla sua famiglia d'origine, presso cui preferisce stare invece che nella casa familiare, sottraendo fin da subito i figli a Fabio. Ogni discussione sfocia in un'aggressione, anche fisica, sotto gli occhi dei bambini. Fabio non reagisce mai, non vuole, non è nella sua indole e sa che in Italia passerebbe dei guai, anche se reagisse solo per difesa. Però a un certo punto le aggressioni diventano così gravi da costringerla ad andare in ospedale per far rifertare le ferite, che sta subendo oramai sotto gli occhi di tutti. Un giorno, mentre al lavoro, Fabio riceve una telefonata disperata dalla piccola Simona. Lo supplica di tornare a casa perché mamma sta male. È il giugno 2016. Ti prego papi, vieni a casa! Fabio rientra di corsa e trova l'ex moglie riversa per terra, in bagno, ubriaca quasi fino al coma etilico. La sala è processata. Rossella, fatti prendere un attimo, non mettere la testa qua sopra, ti ho detto, stai dentro a badare. Mentre i figli piccoli gridano spaventati a morte, interviene anche il figlio ventenne che la donna aveva avuto da una precedente relazione. La insulta, la vuole picchiare e si mostra schifato di lei. Fabio riesce ad allontanarlo e a portare la donna a letto, poi va di sotto per tranquillizzare i suoi due figli, li mette a letto e si addormenta con loro. Alle quattro e mezza di mattina la donna si sveglia, lo raggiunge e mentre Fabio cerca di proteggere i bambini gli parla molto chiaro. Sono le quattro e mezza, stanno dormendo i bambini. Scinda il cadino, scinda il cadino, vieni un po' per ragionare. Stanno dormendo i bambini. Vieni un po' Facciamo faccia a faccia. Stanno dormendo i bambini. Sono le 4 e mezza. Sì, non maire del mezzo. Siamo nella gara dei bambini, devi andare via. Ma che stai male, sai che farò? Per te la dico. Ma che mamma? Ma vedi Sono minacce di morte, che la donna ripeterà ancora, molto spesso, forte di una convinzione che esprime senza remore, io sono donna. La legge mi tutela, non mi fai niente, hai perso tutto. Fabio sa che ha ragione. Dunque subisce cercando di gestire la situazione in modo ragionevole per non perdere i figli essenzialmente, ma anche cercando di non finire morto ammazzato. Per tutelarsi comincia a depositare delle denunce, maltrattamenti, stalking, violenza privata. Le autorità ricevono le sue querele con un sorrisino ironico, non nascondono il loro dileggio. La procura competente, quella di Nola, sembra pensarla ugualmente. Le denunce restano lì, a lungo, senza seguito. Giunto al termine della sopportazione, dice alla moglie che vuole separarsi, e da quel momento il tormento diventa un vero e proprio incubo perché la donna perde ogni ritegno. Inspiegabilmente sa sempre dove lui si trovi. Fabio capirà poi che la moglie aveva installato un'applicazione sul suo telefono, grazie alla quale lo seguiva, lo tormentava, sapeva tutto di lui. Nonostante questo, durante l'estate del 2016, Fabio cerca un minimo di normalità per i figli e invita la moglie dove stava trascorrendo una vacanza. Lì la donna lo accoltella, alla schiena, due volte, con una tale forza da spezzare la lama. E non è inventato, Fabio registra una telefonata di lei dove la donna ammette tutto. Senti, le coltellate chi le ha date? Carico. Ma le coltellate chi me le ha date? Cesaro, caro, le coltellate, chi me l'ha dato? Fabio denuncia subito l'accaduto, ma poi ritira la querela per timore di ripercussioni sui figli. Dice al PM: Avevo rimorsi a togliere la madre e i miei figli, rimorsi che lei non ha mai avuto. Quell'aggressione, però, non spartiacque, da quel momento in poi le minacce e le aggressioni diventano sistematiche. Fabio viene aggredito ancora sotto casa da sconosciuti eh, e gli vengono fratturate due costole più altre lesioni. L'ex moglie cerca più volte di entrare nel suo studio medico senza successo. Solo in un caso riesce a rompere a calci il vetro della porta d'ingresso. Entra e sottrae agende e numeri telefonici. Piantona ogni giorno l'ingresso dello studio, insultando Fabio e chiunque varchi la soglia. Denigra il lavoro di Fabio affermando ad alta voce che lo studio medico in realtà nasconde un'attività di prostituzione. Una sciocchezza, ma molti se la bevono. La professione con cui Fabio arrotondava lo stipendio da insegnante, a seguito di un'infinità di aggressioni e diffamazioni di questo tipo, va così in rovina, proprio nel momento in cui arriva la sentenza di separazione. Affido condiviso paritario, dice la sentenza dei giudici prima dottoressa Barbalucca, poi dottoressa Alfano, con i minori affidati alla madre. C'è un clima conflittuale tra i genitori, dicono le carte, come se le varie denunce contro la donna, una delle quali quella per Stalking, sfociata in incriminazione, non esistessero. Il problema è di coppia, dice la sentenza, non di una donna fuori controllo. Non solo, il giudice fissa il contributo di Fabio alla moglie in 1.750 euro mensili comprensivi del mutuo della casa, fuori di cui Fabio è stato sbattuto, il mantenimento per la moglie e il mantenimento per i figli, più il 70% delle spese extra. Come insegnante a quel poco che gli è rimasto della sua attività privata, Fabio guadagna 1.800 euro al mese. Le due giudici dunque ritengono che possa vivere con 50 euro al mese e un po' d'aria. Non riuscendoci gli vengono pignorati lo stipendio e l'attività privata che ormai è compromessa. Ridotto praticamente in condizioni di miseria, oggi Fabio vede il piccolo Francesco due giorni a settimana e due weekend al mese, sempre sotto minacce di ogni tipo da parte dell'ex moglie. Simona non la vede da 18 mesi, la madre l'ha alienata, l'ha convinta che Fabio è una persona cattiva, un padre indegno. Le giudici di Nola hanno fatto finta di non capirlo, hanno detto che la piccola sta soffrendo la tensione tra i genitori, quindi non muovono un dito e non c'è giustizia per questi due minori. Fabio ora combatte, con enormi difficoltà psicologiche, affettive ed economiche, ma combatte la sua battaglia di uomo e di padre contro una donna violenta, non equilibrata e inidonea a svolgere il ruolo di madre, ma soprattutto combatte contro il sistema. Al suo fianco ha qualche ufficiale dei Carabinieri che ha capito. Telefono azzurro e pochi altri che ripetono di aver fatto tutto il possibile che ora aspetta ad altri prendere provvedimento. Per il resto è solo contro il sistema, un gigante che per istinto o conformismo o paura si allea a prescindere con la parte materna, devastando tre vite in un colpo solo: quella di un padre e, cosa ancora più grave, quella di due bambini. Io mi rivolgo e vorrei che tutta la comunità, tutti gli uomini e padri, tutte le donne e madri per bene si rivolgessero alla Procura di Nola ai giudici Barbalucca e Alfano in particolare. A parte invertita, avreste assunto le stesse decisioni? Se di fronte a voi aveste avuto una donna che ha presentato 41 denunce penali sostenute da referti, registrazioni audio e video contro l'ex marito, avreste operato con lo stesso criterio adottato per Fabio? Quell'ex marito starebbe già marcendo in una cella di isolamento a appoggio reale, con il divieto assoluto anche solo di pensare ai propri figli. Io credo che avreste fatto così, ma per Fabio, a parti invertite, anzi a generi invertite, questo non vale. Perché? Probabilmente mi sbaglio, ma l'unica risposta che mi viene è perché è uomo. Non so Fabio cosa farà su questo fronte. Mi auguro trovi la forza e le risorse per avere una revisione delle vostre decisioni, in modo da ritrovare una ragione di vita e soprattutto per dare protezione a un futuro equilibrato ai suoi figli. E voi, pubblici ministeri, Fabio ha depositato 41 denunce penali. A quanto so ha allegato una vera e propria compilation di video, audio e referti medici. Ha ricevuto due coltellate, è stato torturato nel fisico, nella psiche ed è tutto comprovato, ma sono passati mesi e solo la denuncia per stalking è andata avanti naturalmente con tutta calma. Signor Pubblico Ministero, perché anche in questo caso ho la netta sensazione che se quelle denunce avessero avuto una firma femminile, sarebbero state tutte accorpate già ora in un unico procedimento con richiesta di condanna all'ergastolo? smentisca questa mia sensazione per favore mi mostri chiaramente che sto commettendo un grossolano errore a pensare in questo modo ridia un po' di fiducia a me e alle tante persone che in buona fede provano ancora a credere a una giustizia rapida ed equa le situazioni come quelle di Fabio sono numerosissime in italia non vanno mai sui media ci mancherebbe quello è territorio rosa esclusivo ma sono storie devastanti ne sto raccogliendo un certo numero e poco per volta le racconterò tutte se mi verrà permesso da chi le sta vivendo e nei casi più estremi come quello di Fabio cercherò anche di attivare soggetti mediaticamente più potenti di me. Per il momento sosteniamo Fabio, non lasciamolo solo. Anzi, approfittiamo dell'apertura al dialogo del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e inviamogli tutti all'indirizzo chiocciolagiustizia.it un'email con questo video, con il link a questo video. E mettiamo nell'oggetto giustizia per Fabio e per i padri separati. Se il ministro si vorrà interessare, mi potrà contattare e gli renderò nota l'identità di Fabio. Facciamo capire a chi si sta occupando di questo caso, ma soprattutto a Fabio stesso, che c'è una comunità che assiste, attenta, pronta al supporto, con un unico obiettivo. Situazioni così, mai più.